papà, io sono un ragazzo del XXI secolo ed è per questo che la maggior parte delle persone non capisce quello che faccio. Ti ricordi il film The Wolf of Wall Street? Io sono come loro, faccio parte di quella generazione che crede nel futuro. Uè, Don, come stai? Bella T, buongiorno. Alla grande, tu che mi dici? Guarda, Dom, la posizione che ho aperto ieri, ti faccio vedere questa moneta. Questa è una cripto che è uscita da poco. Ho preso la salita di una news, ho fatto un 60%. Poche ore poi alla fine. Ah, che spettacolo. Papà, io sono un imprenditore digitale. Una persona che guadagna comprando e vendendo cose che non si vedono. Poi sto vedendo anche il mercato perché piano piano si sta riprendendo. Oh, finalmente. Ci sono anche news per quanto riguarda la nuova blockchain che deve uscire. Sì, sì, l'ho data già da un bel po'. Ah, ottimo. Quanto l'hai preso te? A 0,20? 0,30? 0,14. A 0,14 l'hai preso? Che pazzo. Sì. Io vorrei che tu non mi giudicassi per il fatto di non far parte del mondo tradizionale. No, non ti giudico, però questo non significa che non siamo preoccupati. Parole come Bitcoin, blockchain, DeFi, mining, so per certo che per te non valgono nulla. Ma quello che ti interessa è che il mio lavoro sia un lavoro onesto, come i valori che mi hai trasmesso. Io sto investendo nella mia libertà. E tu non sai chi sono io. Tu mi vedi ancora come un bambino. Io sono Mattia e ho 8 anni. Hai capito? Ma io viaggio in tutto il mondo. Guido macchine di lusso e sono molto determinato. Papà, questi sono i soldi per cui hai lavorato, i soldi con cui ci hai mantenuto, i soldi che devi dare per il mutuo, i soldi dello stipendio, i soldi che non sono tutto, ma che se non li hai diventano tutto. Per questo ho deciso di capire come funzionano. Io e te abbiamo una parola in comune. Solo che tu la traduci così. E io invece così. La tua carriera l'ho vissuta come una carriera statica. Non è stata una progressione, non è stato un aumentare di livello. Quindi questo sicuramente non ti sprona a migliorarti, non ti sprona a essere più felice. Non è sicuramente il mio pensiero.